allo stadio comunale di Chiavari di fronte per il secondo turno di Coppa Italia di Serie C Virtus Entella e Alessandria. Primo confronto tra i due tecnici Fabio Gallo e Marco Banchini, che hanno risollevato le due squadre dopo un pessimo avvio di stagione che ha portato all'esonero dei due allenatori, da una parte Gennaro Volpe, dall'altra Fulvio Fiorin. Chi vince va contro Novara e Pontedera, una tra le due in campo domani. La prima occasione ce l'ha l'Alessandria, tanti gli esordienti in campo, uno di questi Laureana sfiora subito il gol su questa punizione di Pellitteri all'interno dell'area di rigore, colpo di testa impreciso. La più ghiotta occasione però i grigi ce l'hanno poco dopo, al settimo minuto Pagliuca, figlio d'arte, fugge a tutta la difesa dell'Entella, incrocia a sinistro, palo pieno, con Paroni battuto, grande occasione per Mattia Pagliuca, figlio di Gianluca. La settimana dei figli d'arte con l'esordio di ieri di Andrea Toldo nel Padova. La risposta dell'Entella al 19esimo, Banfi sfugge bene al controllo di Belgiovine, il suo tiro deviato diventa un involontario assist per Fagioli, che da due passi non aggancia e spedisce sul fondo. Fagioli ancora alla ricerca del primo gol stagionale. La risposta dell'Alessandria, il colpo di testa di Ercolani su questa azione di calcio d'angolo, palla che sibila alta sopra la porta di Paroni, ma altra occasione per i ragazzi di Banchini. Ancora l'Entella però, dove si muove molto bene tra le linee Clemenza, servizio per Lipani che gliela restituisce, se la ritrova lì Clemenza che poi apre sinistro e cerca il palo lungo, anche qui grande occasione con Virano proteso in tuffo, non ci sarebbe mai arrivato. Sfiora il gol il numero 10 Luca Clemenza. Al 32esimo alla risposta dell'Alessandria, affidata al sinistro di Antonio Ronci, diagonale anche qui, questa volta meno impegnativo per Paroni, palla che si perde sul fondo. Al 37esimo la risposta ancora dell'Entella in una partita che rimane molto bella. Banfi rientra verso il campo, 1-2 con Cecchini Müller, il tacco di Belgiovine che costringe Virano ad uscire con i pugni, poi ancora Cecchini Müller, ma sfuma l'occasione per l'Entella. Molto attivo Di Santo che dalla sinistra mette in mezzo un bellissimo pallone, ribattuta la difesa, Zappella la tiene buona, cross in mezzo a trovare proprio Di Santo sul secondo palo, il tiro al volo a incrociare sul secondo palo, prima rete stagionale per Francesco Di Santo, a coronamento di una prestazione davvero maiuscola del numero 9. Rivediamo nel replay, cross col contagiri di Zappella, Di Santo la chiude così al volo alle spalle di Virano. Nella ripresa tenta la reazione l'Alessandria, qui Ronci per Pellitteri, il passaggio per Rossi che carica il sinistro da fuori e lo alza di poco sopra la traversa, ma è un segnale, l'Alessandria c'è, l'Entella non può sentirsi tranquilla. Ancora la sgasata di Gentile sulla sinistra, di nuovo per Rossi che centra il pallone dalla sinistra, Paroni legge molto bene la traiettoria e la fa sua con grande, grande sicurezza. I grigi vivono un buon momento in avvio di ripresa, ancora Gentile a rapinare il pallone alla difesa biancoceleste, il cross in mezzo molto teso, non ci crede Ronci, Paroni la fa scorrere, si salva anche in questo caso l'Entella, ma cominciano a squallare le prime allarmi dalle parti di Fabio Gallo in panchina. Allora si riattivano i biancocelesti e fanno subito male, cross di Santo, il taglio di Fagioli sul primo palo, prima rete anche per il numero 21, beffato Ramon Virano, ma davvero splendido sia il cross di Santo sia l'esecuzione da grande bomber di Alessandro Fagioli, e 2-0 Entella. Nel finale altra occasione addirittura per la doppietta di Fagioli che si vola tutto solo, pecca nell'ultimo controllo passando di fatto il pallone al portiere dell'Alessandria. Il terzo gol dell'Entella però è solamente rimandato perché nel recupero Mosti riesce a servire al limite dell'area Clemenza, non sembra irresistibile il tiro del numero 10 col sinistro, Virano la para in un primo momento, palla che però rotola alle sue spalle, 3-0, punizione molto severa per l'Alessandria, in rete tutti e tre i giocatori offensivi schierati questa sera da Fabio Gallo che finora in campionato aveva segnato solo con Zamparo e Santini. Fischia Diop, 3-0 Entella che va cede agli ottavi di finale e attende l'avversaria domani dal match tra Novara e Pontedera.